No? Fast e straight. Quindi? A chiudersi pario, ci rinuncia. Arrivati a Takayama, andiamo a mollare gli zainoni in albergo, anzi nel ryokan, perché mi sa che dormiamo in un altro ryokan stasera. Siamo arrivati, è questo qua. Che bello! Entriamo. Che stavo volando. Allora, innanzitutto qua fuori ci sono tutti i nomi degli ospiti, infatti ci siamo anche noi, Francesca Manunta. Ohayou gozaimasu. Qua c'è la reception. Qui c'è un'area molto carina, in stile un po' balla coi lupi. Dopo torniamo quando è pronta la stanza, adesso andiamo a farci un giretto. Un po' di ramen, molto belli, un po'. Io mi mangerei anche questi qua finti di plastica. Guarda che bella DV, eh? Come fai a resistere? Non ti viene subito voglia di un bel gelato al tè matcha dal vecchiettino? Qua ce lo possiamo anche prendere, no? Guarda che gelatone che fa. Gelato al matcha. Gelatino al matcha. È buono. Ci sta. E in questo localino di street food abbiamo comprato un bao per Franci. È una palletta gommosa di pane. Si può fare. Il maiale è proprio una grande invenzione, sì, c'è poco cinese, da fare. Giusto? Il bao sì, credo che sia cinese. Ne vuoi un morsino? Ok. E morde lei. Allora c'è banana, tiramisù, salt butter, cioccolato e vaniglia. Abbiamo trovato la versione economica. Per poraci. Perché quello di Ginza era un po' per quelli che se lo possono permettere. Ma quindi un bambino come fa? Perché non lo vorrei dilaniare mentre lo apro. Ah, banana sa di banana. È un brioscione tortone. Un plum cake. È un plum cake, sì. È buono. Prima, prima. Posso assaggiarlo anch'io, per favore? Tu devi filmare. Ah, lo mette a grigliare, vedi? Solo che mi sa di roba un po' pesantina. Ne vuoi uno? E dopo il plum cake, ecco qua una bella. Non ho fatto in tempo a dirlo, giuro, non è fatto apposta. E subito, tac, una vending machine. Qui in Giappone ce n'è una ogni 15 metri, anche nelle vie dove non ha nessun senso. La Pocca Sapporo, gusto indefinito. Ah, ma questa roba qua è la mela. Qua è una scelta safe. Ah. Quando sei a Takayama e stai morendo di sete e l'arsura ti brucia la gola, fatti una bella Pocca Sapporo alla Tsugaru no Ringo. Ah, perché Ringo, ah, Ringo vuol dire mela. Vuol dire mela. Buono, dai, su questa poco da dire. Succo di mela. Ci metti quel robo lì, living room. Ci metti un tavolino, sala da pranzo. Ci metti un letto, guest room. Sono letteralmente ipnotizzato dalle carpe. Quasi quasi faccio un time lapse delle carpe. Allora, abbiamo sbagliato strada, stiamo finendo boh in periferia e ci sono mille gradi. Quale migliore occasione per provare una nuova pippita? Gassata a garganella. Gassata a garganella al limone? Vadi. The Tansan. O è te Tansan? E acqua con limone. Allora magari ci può anche stare. La volevo dolce. Sembra salata. Sicuramente più salutare di quella con lo zucchero, però il gusto qua non esiste, ragazzi. Ci siamo persi. Siamo finiti davanti a un supermercato, sì, e siamo entrati a vedere cosa vende. Comincerei da questi fantastici micro gamberetti. Non sapevo neanche se potessero esistere dei gamberi così piccoli. Alghe. Pesci secchi di varia foggia. Questo è strano. Che cos'è questo? Sembra come quando ti fai il latte coi biscotti e poi rimangono i biscotti smangiucchiati dentro. Ah, ma è sesamo, Giano. Sesamo? Che quindi è una sorta di salsina al sesamo. Sì. Quanto avrei voglia di un piatto di de pasta. Gli spaghetti di Antonio De Niro a noi quanto piacciono. Anche i banetti vanno alla stragrande. A me piacciono i dolci giapponesi. Oh, un toast. Biscottini. Nuvole di drago giganti.
gli onigiri. Questi sono buonissimi, potremmo prendercene uno. Roba fritta, molto fritta. Questa è la zona self-service. In questa coda cos'è? Un unicorno. Ti compri il pacchettino di würstel, poi ti sfili il singolo würstel, lo spigiami e te lo mangi come se fosse uno snackino. Ho visto delle mamme che lo davano ai bambini come merendina. Abbiamo fatto così, siamo andati nel supermercato, abbiamo fatto così, il cimitero, abbiamo fatto così, abbiamo salito le scale, adesso scendiamo giù e ci facciamo tutta questa strada qua di templi. Vaffanculo, nella foresta, qua. Poi tiriamo le cuoia. Tomba di Tsuno Sushu, di qua, tomba di Mori Muneiro. Vorrei sottolineare il fatto che l'ho ordinato in giapponese andando a vedere su Google Translate come si chiedeva un gelato al matcha e la tizia mi ha incredibilmente capito. Vabbè, vi saluto, sono Franci, mi ciula tutto il gelato. Possiamo evitare di comprare minchiate che non ci servono? Cosa stai comprando? Delle cose che mi servono. Una carpa. Quindi? E quindi sono tornata bambina. Allora ragazzi, siamo a cena a Takayama in un posto che si chiama Kyoya e abbiamo ordinato una zuppa di noodle, tagliolini di grano saraceno e la carne, quella figa giapponese, non quella di Kobe, quella buona. di Hida. Questo locale qui aveva le griglie per farsi la carne alla griglia, ma non abbiamo prenotato. Vediamo com'è. Non la fine del mondo, però abbastanza buono. Sono turisti, però fanno... Sono turisti, ma sembrano veri, quindi esatto. Questo video lo teniamo. Con la scusa proviamo dell'ottimo sake. Visto che questo posto hanno una sfilza di sake che non finisce più, gli ho ordinato una marca, potrebbe averne portato qualsiasi cosa. Comunque lei, sai chi assomiglia? Hai presente il tizio di Grosso Guaio a Chinatown? Quello che si scaccolava, quello che era potente, quello che era, che è quello buono. Ah sì, il vecchiettino. Il vecchiettino. E lui travestito da lei. La signora ti controlla, che fai bene. Ok, quindi adesso la seconda è... No. Quindi? A chiudersi pario, ci rinuncia. Magna. Ah, step one, eat them as it is to enjoy simply beef. Ah, ok. Pour the broth into the... Ok, capito. Dobbiamo prima assaggiarla così, okay. Poi mettere quella roba lì e mischiare e riassaggiare. Poi mettere il broth, rimischiare e riassaggiare. Ma... prima lo assaggiamo così. Adesso ci hai buttato wasabi, alghe. Ok, controlla che fai bene. È fighissimo sto piatto, mi piace un sacco. Considerando che è la nostra seconda cena. Adesso tre. E la signora sempre controlla. Ha pure lasciato aperto il sipario delle bottiglie per continuare a controllarti. Adesso ce lo versiamo qua dentro. Ah, ma che carino. Bello, vero? Che carino. Mi piace un sacco il gusto che dà il wasabi. Vero? E il wasabi lo adoro, me lo farei in vena. Tutto bene?
Mi sono lanciato con un po' di frasi in giapponese che ho preso dalla Lonely Planet. Il problema è che il tipo mi parlava solo più in giapponese e io non sapevo rispondere. Quindi vabbè, però dai, è stata una bella esperienza. Abbiamo mangiato un piatto tipico, mi sono sfondato un litro di sake, penso che si noti abbastanza da quello che sto dicendo. Quindi andiamo a dormire, ci vediamo domani. Domani destinazione Kyoto. Kyoto via Nagoya. Breve tour della camera di questo ryokan, che è veramente molto bella, ve la faccio vedere rapidamente. Abbiamo un ingressino con il lavandino, mentre dietro questa porta qua c'è il bagno privato, tutto per noi. Dopodiché apriamo questa porta qua scorrevole, in cui abbiamo la stanza vera e propria, quindi i due letti. Poi abbiamo in questa zona un comodo ripostiglio dove stipare eventuali altre cose che possono tornarci utili. Dopodiché non è finita il resto della stanza, con televisore, teiera, telefono, eccetera eccetera, altri suppellettili, due poltrone per sedersi, ed è finita la stanza.